Uè a tutti vichinghi e vichinghe, sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast, ospite speciale anche oggi, ormai stiamo portando un podcast a settimana, qui vi sto abituando un po' troppo bene. Oggi abbiamo Giulio, ciao Giulio. Ciao Mitch, ospite Ramazio. speciale. Speciale Ramazio, direi. specialissimo, Cazzozza. grande. Allora Giulio, tu sei giovane, porca, sei più giovane di me, io ho 26, devo fare 26 anni, tu Sì, sei anche più giovane di me. Di solito sono il 24, più sì. giovane, questa cosa mi fa un po' incazzare, però vabbè, facciamo finta di niente. Pace, pace. Noi due più o meno stavamo dicendo anche prima dell'introduzione, bene o male abbiamo iniziato nello stesso periodo, forse tu un po' prima. E poi tu a un certo punto hai preso la tangente e sei andato, sei cresciuto di numeri in maniera incredibile. Però una cosa che ho sempre notato in te, io ti dico la sincerità, non ho seguito tutto il tuo percorso Certo. diciamo al centro, ti ho visto all'inizio e Certo. ti ho visto adesso. Sì. E una cosa che ho notato è che, al contrario di come fanno molti, hai mantenuto una certa integrità etica, professionale, che mi ha portato a questo punto a chiederti di venire nel podcast e fare due chiacchiere che mi avrebbe fatto piacere e sono contento che tu abbia accettato. E quindi, bene o male, è questo proprio l'elemento cardine su cui gireremo per condurre questa chiacchierata. Intanto, se ci vuoi Perfetto. dire molto molto brevemente chi sei, perché tanto ormai io ho 7.000 iscritti, tu ne hai 70.000, chi cazzo vuoi che non ti conosca? Vai, facciamo finta che non ti conosce nessuno. Ok, allora innanzitutto grazie mille per l'invito sul podcast. Come hai detto te, e stavo dicendo anche prima, è vero, ho avuto questa. Potrebbero essere, non lo so, secondo me erano stati 6 mesi a un anno dove il canale è cresciuto veramente tantissimo. Però ovviamente dato che c'è tutto il lavoro dietro questo, di solito la gente Immagino. magari vede il picco, no? Però dato che ci sta comunque un sacco di lavoro in tutta la fase precedente, alla fine io non mi sono mai sentito tipo wow, ho fatto un'esplosione perché ci sto lavorando da tipo 3 anni. Però è tutto poi relativo, cioè ti guardi rispetto a magari canali che crescono di meno, dici sto crescendo molto, però ci sono anche canali che crescono 70.000 in un mese, dici ok, allora non sto crescendo niente. Comunque, a parte questa piccola parentesi, mi chiamo Giulio, ho iniziato probabilmente sui social come muscoli a vita più o meno 3 anni fa, forse 3 anni e mezzo a questo punto, e ho iniziato quando stavo all'università, esattamente nell'anno di lavoro quando stavo lavorando alla Shell come ingegnere, perché di base sono ingegnere, sono laureato in ingegneria, e mi ricordo che tipo tutta la vita avevo lavorato, avevo studiato per arrivare al punto dove tipo ok, trovo un buon lavoro fisso in ufficio e quella sarà la mia vita, faccio la mia carriera e La sto classica contento. via che vuole prendere la persona, diciamo Esatto. che ci prescrive la società. Bravissimo. È tipo è proprio come hai detto te, è quello che dicono i genitori, quello che è la normalità nella società, di conseguenza non ci pensi nemmeno 2 volte e lo fai perché si fa e quello è quello che devi Ed fare. effettivamente comunque hai avuto dei risultati non indifferenti, non è da tutti quello che hai No, ottenuto tu. no, certo, e io ho sempre avuto una cosa che comunque lavoravo tanto e mi piaceva studiare, mi piaceva andare bene nelle cose che facevo, quindi quello non era mai stato veramente un mio problema. Il problema è arrivato una volta che sono arrivato a essere in un ufficio col lavoro che in teoria era il lavoro che avrei sempre dovuto volere e avere, e dopo i primi mesi che sicuramente imparavo tanto e mi piaceva, era la novità, dopo quei primi mesi mi sentivo veramente abbastanza soffocare. E per quello è molto importante avere comunque, secondo me, una consapevolezza, ognuno di noi, di quello che veramente stai ricercando, di non ricercare semplicemente perché qualcun altro te lo dice, no? E quindi io dopo un po' di tempo in ufficio ero tipo, guarda, la mia passione è la palestra, che purtroppo di cose stavo mezzo trascurando perché dovevo allenarmi la mattina alle 5 e mezza, prima dell'ufficio. E poi avevo visto appunto, seguivo un sacco di canali inglesi sul fitness, di conseguenza avevo visto dei canali, delle persone partire da zero e arrivare a fare una vita che era
non aveva schemi, avevi gli orari più liberi, potevi gestirti da solo imprenditore. E diciamo che allora da lì ho detto, sai cosa, io posso iniziare a fare una cosa simile in italiano e vediamo come va. Non avevo mica aspirazioni di chissà che cosa, però avendo visto che funzionava ero tipo, se può funzionare, se ci lavoro può funzionare. E quindi ho iniziato lì, senza aver lavorato in un ufficio prima, tipo, senza quello non sarei qua. Quell'esperienza proprio mi ha fatto vedere che tipo stavo stretto in ufficio e di conseguenza ho iniziato Muscola Vita. Di conseguenza poi nel primo anno, mi sembra, sto facendo un po' una storia lunga, dimmi no, poi no, se vai, vorrei, vai, vorrei tagliare. Sì, è sì, interessante. è solo per dare, sì, per dare il contesto, per poi parlare del concetto che hai detto dell'integrità fondamentale. Praticamente io mi ricordo i primi 6 mesi, quando ho aperto il canale e tutto, che in 6 mesi mettevo video ogni 2 giorni, e avevo messo fuori qualcosa del tipo 100 video, ed ero arrivato in 6 mesi a 100 iscritti, per dare un po' All'inizio è un'idea. bellissimo, però. Però è proprio per quello che dico, se l'hai fatto, sai cosa vuol dire. E tipo, vedi un canale grande, magari ce ne stanno alcuni che sono esplosi senza tanto lavoro, ma molti canali c'è tutta questa fase dove nessuno ti conosce, proprio nessuno, dove tipo fai difficoltà con le views, tutte queste cose. Devi iniziare Dopo da quei... zero. Bravissimo, bravissimo. Perché non c'è proprio quel momentum, non c'è niente che spinge, ci sei solo te e non c'è niente che E tipo non sei crea neanche questa esperto, energia. effettivamente, cioè proprio zero, Bravissimo. zero. Esatto, e però poi appunto per far capire anche alle persone che ascoltano adesso come funziona questa palla di neve, in 6 mesi 100 video, 100 iscritti, il settimo mese andato da 100 a 1000, l'ottavo mese da 1000 a 4000, il nono mese da 4000 a 10.000. Quindi io tipo nello spazio di 9 mesi sono arrivato a 10.000 iscritti, più o meno. Però non è stata una cosa Smettila di lineare. vantarti, però. No, scusa. Assolutamente, assolutamente. Non lo dico, scherzi, non è per scherzi. vantarmi. È veramente Scherzi. per far capire un pochino come funziona e che se ci pensi è abbastanza assurdo. Perché su quei 9 mesi, 6 mesi veramente ho dovuto lavorare, ma non ho visto subito i risultati di quel lavoro. I risultati sono arrivati tutti di botto, tipo a una certa, che ero tipo anche quasi. Mi ricordo che io rispondevo a tutti i DM su Instagram, a tutti, e poi tipo da un giorno all'altro me ne erano arrivati tipo 200, ed ero tipo, Cazzo! Oddio, devo rispondere a tutti. Eh sì, lì inizia a diventare un po' un altro lavoro quello di rispondere. Sì, sì. E questo più o meno e... quando l'hai notato? Che cosa? Allora, prima di specifico. tutto, la crescita su YouTube ha portato una crescita anche in tutte le altre piattaforme o il contrario? Io penso che sicuramente su YouTube, dato che è quella che cresceva di più, c'è sempre stato un pochino un dislivello per me su YouTube. Io faccio YouTube e poi faccio Instagram soprattutto come seconda piattaforma, e YouTube è sempre stato avanti, YouTube sempre avanti a Instagram. Piano piano ho provato a spostare un po' di gente, ma per qualche motivo mi sembra comunque che non si matchano proprio perfettamente. Quindi ne hai di meno su Instagram di Sì, follower sì, sì, iscritti? ne ho di meno, penso in questo momento di averne 26 o 27 Okay. mila. Però ad esempio uno potrebbe dire di quei 26-27 mila ho veramente un altissimo engagement di quelle persone, quindi veramente sono molto molto attive, mentre magari su Muscoli a Vita, dato che ho avuto dei video che sono andati più virali di altri, l'engagement in generale è sceso un attimo. L'engagement, per spiegare a chi non lo sa, non è altro che tipo veramente di tutti quelli che ti seguono, del numero finale, quanti veramente ti seguono e quanti veramente commentano, oppure sono comunque, non lo so, gli piaci come persona e ti vogliono seguire per chi Ti sei, continuano a seguire oltre... anche dopo aver visto Bravissimo. 2 minuti di video. Bravissimo, esatto. Esatto. Esatto, sì. Io, rimanendo in questo ambito, anch'io sono circa 3-4 anni di YouTube e Instagram, ho notato sempre di più la correlazione che c'è tra... E questa è un po' bastarda. Se hai più
iscritti su YouTube rispetto ad Instagram, probabilmente stai portando dei contenuti informativi, probabilmente stai portando dei contenuti intelligenti, senza voler offendere nessuno. Mentre su Instagram il contenuto è molto più veloce, molto più fruibile anche dalle persone a cui non gliene sbatte un cazzo di quello che hai da dire, e ti mettono mi piace perché hai una bella vena nel collo, tu non so perché hai due vene enormi nel collo, e niente. Ah, Quindi, sì, no, buono. magari per noi, io mi metto assieme a te, anche se sono un po' più a numeri diversi. Per noi magari risulta un po' più difficile spopolare su Instagram, diciamo, più che altro per questo aspetto, perché si punta Certo. più al futile e al dilettevole. E se vogliamo portarlo ancora un passo oltre, metterei il podcast quasi ancora sopra YouTube. Sì, Perché tipo su Instagram è proprio psicologicamente per come funziona una persona umana, noi usiamo Instagram perché è una botta dopamina, di tipo, dopamina. bravi, bravissimo, è un continuo tipo una foto dopo l'altra, tipo nemmeno te ne accorgi, lo scrolli dappertutto. Io ormai penso che anche uscendo, Lo quando esci la scrolli sera, dappertutto è brutto, eh? oh, non fraintendiamoci qua, non fraintendiamoci, ma no, Instagram tutti lo usano in tutte le situazioni. YouTube ti devi proprio dire, vabbè, c'è un video di 20 minuti, Ti devi mettere devi le ritagliarti lo cuffie. spazio, bravissimo, ti ritagli lo spazio. Il podcast ancora di più, il podcast, se ci pensi, per chi sta ascoltando e per chi ascolta tutti i tuoi podcast, per forza di cose il grado di affinità lì o il grado di engagement di quella persona è molto più alto, perché vuole sentire te che parli per 2 ore, o quello che è. Sì, infatti, io sono un grande fruitore di podcast, però effettivamente quello che stai dicendo è verissimo. Devi ritagliarti il tempo per seguirti il podcast, se no non è una cosa che puoi fare al momento. Di Verissimo. conseguenza, poi il punto che volevo fare dicendo questo era proprio, come hai detto te, di conseguenza su Instagram è tutto un pochino più estetico, più vanitoso, ci può essere meno pensiero, anche perché per come consumiamo su Instagram non stai lì a guardare una foto e wow, la foto, no? Cioè, alla fine fai rapidamente, mentre su YouTube e sul podcast una persona ascolta perché vuole imparare qualcosa e quindi solitamente i contenuti sono più tecnici, queste cose qua, solitamente Poi tipo... se quel tecnico è della parte buona o cattiva è un altro discorso, però sì, solitamente, assolutamente sì. Meno male che noi penso che siamo tutti e due più o meno da un lato Siamo i simile. Io ho paladini della visto giustizia. i tuoi contenuti e tipo, veramente è un peccato che non vengano visti da più persone. Dobbiamo però certo, però dobbiamo anche pensare che veramente in Italia questa industria fitness, stiamo tipo anni indietro a quella americana, è più piccola e che quindi tipo quei 10 anni di confusione per la gente generale, il popolo generale, ci deve essere. Poi, tra 10 anni, quando sono tutti tipo, ma sto a mangiare 6 pasti al giorno, non so, ho tagliato i carboidrati, mi alleno così, e dici, non sto ricevendo, allora lì magari poi uno Vero. che continua a studiare viene giù. Bene o male arriviamo sempre dopo un po' in tutto. Non Esatto. vorrei generalizzare, però è così. È Esatto. lungimirante è colui che guarda oltreoceano e porta un po' qua. Quindi noi Bravo. ci possiamo considerare lungimiranti. Bravi, bravi. Dai, dai. A proposito di bravi, bravi e di pacche sulle spalle, una cosa che porta avere effettivamente tanto seguito, perché tu a un certo punto ti trovi e leggi dei numeri che mai ti saresti aspettato, come hai detto anche tu, e un po' ti fa montare la testa, un po' ti riempie l'ego Certo. e ti pone su un piedistallo su cui vorresti rimanere. Magari ci sono persone in cui non ci vogliono stare, altre molto di più. Certo. E qui diventa difficile gestire appunto l'ego, riuscire a non diventare un guru effettivamente, perché nel momento in cui diventi un guru ti porti dietro delle responsabilità incredibili e
ed è tosta da gestire. Tu come gestisci questo aspetto? Hai toccato punti, secondo me, importantissimi, perché tu dici ego e io la mia reazione principale è: ma che è? Io non ho ego. E poi però già Ok. quello vuol dire che ho ego, capito? Purtroppo la cosa dei numeri, il fatto tipo ad esempio appunto wow, c'hai 70.000, io ne ho 7, allora tu stai più avanti, è una cosa che viene, è quasi automatica, che ci viene da fare a tutti. E È il ci sono dato più delle persone. tangibile che abbiamo a disposizione. Sì, è tipo, non lo so, purtroppo di cose è bruttissimo da dire, però è quasi come se fosse il metodo di giudizio istantaneo, tipo che c'è nella nostra generazione. Tipo se Nel tu mondo vai in dei un social. posto, sì, tipo se tu vai in un posto, una festa, che so io. Se ce n'è uno che ha magari ha un seguito più o meno grande, cioè abbastanza lo riconosce, cioè si sparge la voce, tipo la gente magari ti guarda in un modo diverso. A me quella è la cosa che io ho avuto difficoltà, che tipo io in primis sono un ragazzo normale, che veramente, cioè ok, normale, fino a un certo punto. Mi considero più o meno normale, nel senso che a me i numeri non... Ho provato sempre a mantenere comunque i numeri, sì, sono una cosa, ma io sono una persona, tipo in primis, no? Di conseguenza, che ne so, quando mi hanno scritto delle persone che mi seguono a Barcellona, qua così, sono a Barcellona, ci alleniamo, certo che ci alleniamo, non è un problema. E con tutti quelli che ho incontrato ci rimango a parlare tanto, perché mi fa piacere. Che dalla parte tua c'è questo interesse, da parte mia c'è interesse a capire come mi avete conosciuto, come ti ho aiutato, queste cose qua. Quindi io provo il più possibile a tipo comportarmi e fare in modo che tipo i numeri siano solo quello, siano solo un numero, che tipo non mi condizionano come persona, come personalità, che io provo a essere sempre me stesso. Allo stesso tempo c'è un pochino che devi gestire, tu anche, sono sicuro che lo saprai, magari un pochino tipo meno, ma devi comunque gestire. Cioè io quando tu prendi la telecamera, che so io, alla fine anche se sono 7.000 persone, è sempre tipo tu adesso se fai una cavolata, tipo guarda che avrai tipo un bel po' di gente che Ma dice guarda, qualcosa. paradossalmente, quando facevo i video all'inizio con 100 iscritti, 500 iscritti, mi Zero. scrivevo qualsiasi cosa. Quindi Ok. dovevo seguire il copione, perché se dicevo stronzate era la fine. Sì. Adesso, cioè, i miei video principali sono: mi fanno domande su Instagram e io rispondo così, senza aver scritto niente, senza. Quindi non so. Non lo so perché, perché effettivamente logicamente è più giusto quello che stai dicendo tu, però non lo so, la mia testa è andata al contrario, deve essere così. No, ci sta. Hai notato però se ad esempio, quando il tuo pubblico era comunque più piccolo, ricevevi più o meno commenti che ti commentavano in negativo? Uguale, percentuale Uguale? sempre uguale. Ok. Io tipo ho notato il contrario. Cioè io stavo benissimo quando ero piccolino, tipo che Beh, comunque tutti i comunque, commenti... con i numeri che salgono, la percentuale, anche se rimane uguale, anche Certo, quella di bravissimo, valore bravissimo. relativo sale, valore Sì. assoluto sale. Sì, Quindi, bisogna esatto. gestirsele. E come Sì. gestisci queste cose? Io personalmente li prendo per Dimmi. il culo. Magari gli faccio Sì. anche uno screenshot e lo pubblico su Instagram. Tu come Sì. gestisci questa Ci cosa? sta. Io ci sta, ci ho pensato molte volte. Diciamo che ho attraversato fasi. Ho attraversato fasi dove se il commento era negativo ma costruttivo, Certo. allora ci può stare. No, Certo, come io certo. all'inizio, cioè anche adesso riguardando i miei video, in un paio di video c'era proprio una ragazza, mi sembra, che mi correggeva costantemente la forma e l'esecuzione sugli esercizi. E io a quel tempo ero tipo, ma che vuoi, sto alzando tutto, non mi rompere le palle, no? Però allo stesso tempo l'ho preso e tipo effettivamente adesso la mia forma è tipo 200, cioè io guardo quello e dico, oh mio, cioè Ti ha non ci fatto un credo. check così su YouTube Capito? Cioè, no, infatti, però
quello è un commento comunque costruttivo perché io lo vedi, dici ok, effettivamente magari c'ha ragione, più anni di esperienza hai, più Ma non lo studi e più. reputerei neanche negativo un commento del genere. Bravo, bravo. Però magari il commento in sé è Sì, negativo perché magari ti anche dice che come cazzo viene stai a scritto, fare, magari. cretino. Sì. Da quel senso. Sì, quello sì. Sì. E poi ci stavano commenti, metti commenti negativi in altre situazioni solamente, puramente su una cosa magari personale, una cosa che non posso cambiare, una cosa che non è costruttivo. C'è stato un periodo dove gli rispondevo male anch'io, o comunque li prendi in giro quello che è. No, beh, non le Adesso sì. rispondi male, rimani comunque No, beh. educato, però la Sì. frecciatina. Sì. Esatto. Gli rispondi, diciamo. Capito? E no, e poi sinceramente sono arrivato a un punto dove. Perché è strano, le persone che magari non lo fanno non capiscono quanto magari tu ricevi 100 commenti positivi, ne ricevi uno negativo e quello negativo, per qualche motivo la mente funziona così, la mente si sofferma sulla cosa negativa e non sul positivo. Quindi hai anche una proporzione assolutamente assurda, tipo 101, e tu, cazzo, Ti quell'un ricordi commento quello? ti rode, sì, ti rode, È un po' come capito? le thumbnail dei video di YouTube. Se scrivi non fare questo con tanti punti esclamativi, verrà molta più gente a vedere rispetto a guarda che devi fare questo. È vero, è Verissimo, una cosa che ho riscontrato. verissimo. Sì. E adesso per finire il discorso, adesso sinceramente avendo molta più roba da fare in generale, tipo quei commenti è proprio tipo non sai chi sono. Se ci incontriamo dal vivo al 100%, al 99% non hai le palle di dirmi niente. Non mi conosci come persona, perché poi se mi conosci dal vivo, tipo, ti faccio capire che non sono quella persona che tu, diciamo, hai scritto il commento per Hai rispecchiare in un certo modellato, modo, sì. esatto. E quindi, ciao, pace, non ci penso troppo. Questo è importante perché effettivamente un'altra cosa che ripeto sempre, l'ho detto in un altro podcast, non mi ricordo quando, che se non hai due spalle così verso queste cose, in questo mondo non ci puoi stare. Se ti metti a leggere tutti i commenti, se ti metti a dargli importanza, Sì. sei fottuto completamente e non arrivi Sì. neanche Infatti, a 100 iscritti, non a 70.000. è un po' la cosa, diciamo la dicotomia un pochino strana è che tu in teoria vuoi rispondere a tutti i commenti, perché vuoi che ci sia interazione e l'interazione alla fine, soprattutto quando è un pubblico più piccolo, è quello che ti aiuta comunque a crescere di più. Allo stesso tempo, rispondendo a tutti i commenti, ti ritrovi che ci stanno anche questi commenti negativi. Quindi è un po', non lo so, anche io attraverso delle fasi, a volte tipo metto un video, dico, so già che qualcuno mi commenta in negativo, io non leggo manco i commenti. Perché proprio non, capito? Chiaro. Questi numeri ad un certo punto iniziano effettivamente, oltre a farti salire l'ego, a farti vedere anche numeri a livello monetario salire. È come hai parlato di palla di neve che piano piano diventa sempre più grande e le statistiche salgono. In merito a questo, hai riscontrato particolari dettagli di cui ci vuoi parlare? Ottima domanda, Michel. Ti piace? Forse non te l'ho detta io, non te l'ho detta io. No, no, vai. No, io ho pensato solamente di toccare su questo punto perché se ne parla troppo poco, secondo me, Vero, troppo poco. vero. E in Italia in generale c'è questo tabù, tipo che uno non può parlare di soldi, non può parlare di questo, non può parlare Anche di altro. perché forse se ne capisce poco. Sinceramente, io ne parlo poco perché non ci capisco un Sì. cazzo. Sì. Quando mi chiedono su Instagram, per esempio, che cosa gli consiglio di fare per avviare un'attività come quella che ho fatto io gli dico: trovati un professionista con cui parlare perché io non ci capisco un cazzo di niente. E nel momento in cui facevo le cose, sì, mi studiavo le cose e cercavo di portarle avanti mano a mano, però ora come ora non ti so aiutare, e questa è la cosa che mi manca. Secondo me. Però c'è un passo che tipo hai mancato, che non è una Saluta cosa quelli che che. hanno. Sì, no, sta a fa casino. C'è un passo che hai mancato che tu stai pensando che passi subito dal ho fatto, so fare, e di conseguenza so dirti come fare.
Però se tipo stai nel punto dove tu hai lavorato, perché alla fine comunque hai lavorato, sono sicuro che lavori e hai lavorato tantissimo anche solo per arrivare dove sei arrivato adesso, sono Assolutamente. sicuro, perché è da anni che lo fai e che continui a farlo. Quindi come fai a insegnare quello? Cioè, quella è la prima cosa, tipo come fai, che ti devo dire? Tipo, sì, fallo per 3 anni, metti un video ogni 2 giorni e poi sono sicuro che E andrà bene, te lo aspetta. prometto, te lo prometto, non fallo però. Bello però. Allora lì come funziona? Cioè, non è una cosa che una persona si vuole sentire dire. No, perché stavamo dicendo, soldi è un concetto un pochino tabù, però secondo Quando me si se una inizia a fare persona... soldi, Quando si essenzialmente. inizia a fare soldi, dipende perché tipo non è facilissimo comunque fare soldi, non è che X mila iscritti vuol dire che fai X soldi, oppure, cioè non è, secondo me una conversione così non ci può proprio Non essere, ok? esiste. Non esiste, perché a parte che, appunto, tornando all'engagement, le persone che ti seguono, chi è interessata realmente ad acquistare da te, è un grosso step quello. Di io ti seguo perché tu mi dai le cose gratuitamente e io ti seguo e magari ti pago perché ho bisogno dei tuoi servizi o perché tu fai un certo prodotto che io reputo sia valido e quindi ci sta quella fiducia che io ti do i soldi in scambio di valore. È tipo un grosso step psicologico proprio. E non, appunto, tu devi vedere, tu puoi pure avere 1 milione di follower, ma nessuno è pronto a fare questo step. Quindi c'è quello. C'è l'altra cosa che io ho notato. Crescendo chiaramente, non so se tu collabori con qualche No. azienda integratore, no? Ok, bravissimo. Quindi già partiamo dal, no, partiamo dal presupposto che quella è tipo una colonna portante di integrità, perché come sappiamo benissimo, gli integratori fanno veramente poco nella gerarchia delle cose. Gli integratori contano per qualche punto di percentuale, direi, per un natural. E purtroppo, però, gran parte dell'industria del fitness è costruita grazie Su a questo. sponsor e cose integratori, giusto? Certo. Di conseguenza già lì ti viene la prima questione. Tu piano piano, quando cresci, anche se tu alle basi, alle origini, lo sai benissimo che gli integratori non fanno tanto, però ti iniziano ad arrivare delle proposte perché tu cresci, c'hai un pubblico. Il pubblico ti chiede a te, ma quale integratori devo usare? Allora vedi che da quel lato c'è interesse, dall'altro lato arriva uno che ti dice, oh, io ti posso iniziare a dare qualche cosa, dei prodotti gratis, poi piano piano diventa commissioni, poi può arrivare fino a salari, eccetera, eccetera. Diventa più difficile. E c'è un pochino, ovviamente, c'è chi si svende totalmente. Ci sono gli imprenditori del fitness e poi ci sono Sì. i professionisti, i coach e tutto Bravissimo. quello che vogliamo dire. Ci Bravissimo, bravissimo. sono dei bravissimi imprenditori in questa industria Sì, che sì, però non si rendono conto che stanno effettivamente giocando con le vite delle persone, non stanno più giocando soltanto con i soldi. E bravissimo, questa è una cosa che spesso ci si dimentica. Mi bravissimo, piace dove sei andato a parare, mi piace. ma bene, bene, no, mi fa piacere. Secondo me sul podcast dobbiamo, a parte conoscerci, fare pure delle conversazioni Assolutamente, più assolutamente. deep. Gli inglesi direbbero deep, no? E quindi c'è quello, sicuramente, che tipo se arriva una compagnia e ti dice mostrami questo prodotto, io ad esempio adesso di meno, però io ricevevo proposte di gadget, di cose da sponsorizzare, sì e no, ogni settimana ricevevo qualcosa e magari arrivano anche con soldi che se tu non hai mai visto prima dici, beh, È fatta. si può fare, no? Eppure, tipo, io il 99% delle proposte le ho Certo. rifiutate e questo è proprio per parlare di nuovo di questa dell'integrità, tipo, fai delle tue scelte, ci sono delle linee che dici io non varco questa linea, tipo, non importa quanto mi propone, anche tanti soldi, ma perché per me in primis il valore e la relazione che noi abbiamo con il nostro pubblico, con le persone che ci seguono. Quello è più importante, non ci puoi mettere dei soldi sopra. Tipo, non puoi dare un valore monetario a tipo le relazioni che tu hai con il pubblico che ti segue, secondo me. Cioè, ci sono le persone che statisticamente, Sì. la maggior parte delle persone, una volta arrivate a stare bene con i soldi che guadagnano,
non, se, mm-hmm. non attribuiscono più il fattore monetario alla felicità. Bravissimo. Mm-hmm. Ci sono altre persone che questa connessione ce l'hanno troppo dura da spezzare, una connessione troppo ineluttabile, e quindi accettano cose, si vedono delle cose nei social network incredibili, mm-hmm. e si arriva a persone che avevano un'integrità mm-hmm. morale incredibile fino a giorno X più uno stanno iniziando a proporti i chetoni esogeni, iniziando a proporti l'acqua detox, non lo so, stronzate. E lì le persone che li seguono non sono tutte abbastanza acculturate, se vogliamo, da dire che cazzo stai facendo, ciao, grazie, e se ne vanno. E lì arriva il pericolo, perché le persone effettivamente, poi la mentalità dell'individuo medio è quella di ricercare, di tutte, anche mio e anche tuo, mm-hmm. immagino, è quella di ricercare la soluzione facile, la soluzione immediata. Scorciatoio. Ed è mm-hmm. esattamente quello che ti promette un integratore. Ah, certo. Perché io per dimagrire devo farmi un deficit calorico di 3 mesi quando posso prendere i chetoni esogeni e fare tutto in una settimana? Che cazzo me lo fa fare? È molto bello credere in questo. Ci sono canali qui su YouTube, di cui non faccio i nomi, ma che mi vengono proposti spesso sotto i commenti su YouTube, che fanno il contrario. Alle persone piace mangiare un sacco. C'è questo ragazzo che propone di mangiare in maniera molto, molto esosa, soprattutto quando si è in fase di massa, ma a livelli incredibilmente schifosi, cioè diventare obesi per poi fare le classiche avanti e indietro per quanto riguarda la percentuale di massa grassa. E le persone lo seguono. Questo ragazzo ha 30-40 mila iscritti. Le persone lo seguono perché vedono qualcosa che gli piace e gli viene data la conferma di fare qualcosa che gli piace, anche se sanno effettivamente che non dovrebbero farla, perché dentro di noi sappiamo che dopo allenamento non dobbiamo mangiarci 100 grammi di caramelle, un integratore con lo zucchero e le proteine, perché lì stiamo sfociando in qualcosa di veramente importante, che dobbiamo andare da un dottore e farci dare 2 pappine prima della visita. Certo. E quindi la persona media ricerca sempre questa immediatezza, ricerca sempre questa avere tutto e subito, e le persone che gli danno questo sono quelle che vengono portate appunto in alto, sul piedistallo, mentre a quanto pare l'integrità morale è una cosa in secondo piano che non viene vista di buon occhio dall'80% delle persone, se vogliamo parlare di 80-20. Sì. Hai completamente ragione, e possiamo pure estrapolarlo ancora più all'estremo se tu pensi a tutta la gente che magari fa vedere trasformazioni fisiche o che fa vedere, mostra il suo fisico e alla fine vende il suo fisico come se tu segui me e compri da me, compri i miei prodotti, compri quello che ti dico, ottieni il mio fisico, che poi magari quel fisico a parte non è nemmeno naturale. A parte quello, perché ormai al giorno d'oggi, e su questo a me non me ne frega niente, ma tipo... È inutile anche parlarne, arrivato a un certo punto. Sono molto alla fine bullish su queste cose. In inglese bullish vuol dire, tipo, questo è non mi distolgo da questo, questa è la mia opinione, molto tipo severa ma onesta, che c'è molta più gente di quello che... Questo è londinese, non è inglese. È roba proprio londinese, bullish. Deep. Però c'è veramente la maggior parte dei social, c'è gente che magari non ti dice che è naturale, che non è naturale. E proprio su questo ne sono al 100% sicuro. E questa è proprio l'estremizzazione di tutto, che non solo non ha integrità, ma a quel punto c'è anche gente che proprio... Mente spudoratamente. Nello scorso podcast abbiamo parlato con Diego da Oriemma del fatto che ci sono addirittura persone che photoshoppano tranquillamente il proprio fisico, li vedi in una foto con gli addominali di uno e nell'altra foto con gli addominali di un altro,
A quanto pare la gente ci casca, gli dà soldi e questi sono in grado di comprarsi l'appartamento quando prima vivevano con i genitori, Pazzesco. sono in grado Certo. di condurre la vita Certo. che vogliono, di vivere Certo. tranquillamente. Certo. È strano, è Proprio. triste. Lo so. È triste più che altro quando pensi che la persona che compra da lui è perché in realtà non, per forza di cose non ha visto tutto quello che c'è intorno, non ha trovato te, non ha trovato i canali. Ha messo a riposo la fiducia in una persona del genere che poi se ne approfitta sicuramente di lui. E l'altra cosa è non solo che magari non è naturale quello sti cavoli, ma anche se fosse naturale. Il fatto che tu proprio a vendere, cioè, se che tu dici a qualcun altro, guarda, se tu fai le cose che dico io, diventi Diventi come come me. me, è proprio, non succederà mai perché abbiamo tutti una genetica diversa. Io non ti posso dire come arrivi, non so. Sicuramente ti posso far costruire massa muscolare, quello lo so fare, ma Le non so ossa però non esattamente. le cambiamo, gli attacchi dove si mettono i muscoli non li cambiamo e quindi Ma c'è poco da fare. esatto, è una cosa che tipo dico anche tipo, ah, secondo te quando avrò gli addominali? Io ti posso, non ti posso dare il giorno specifico in cui avrai gli addominali, né una percentuale in cui avrai gli addominali. Io, tu geneticamente inizierai a bruciare grassi, te lo so fare, no? Poi dobbiamo vedere, ci stanno un sacco di altre cose. Aspetta, scusa. Che succede se tu geneticamente ti sgrassi tutta la schiena? Io ho visto dei ragazzi che tipo tolgono tutto il grasso sulla schiena prima di togliere i fianchi e la pancia. Io sono così. Ma anche io fino a un certo punto, molti di noi ragazzi siamo così. Però appunto no, io non posso venderti dicendo tu diventi come me, perché siamo proprio diversissimi geneticamente. Quindi non porti neanche le persone a avere 70.000 iscritti su YouTube con il coaching, no? Stavo pensando di iscrivermi, però vabbè. E quindi... Se vuoi, per quello c'è il mio mastermind group. Ah, facciamo quello, ok. Sì, Ma ci però sono quello è costoso, anche integratori eh? che mi fanno fare tipo più 5.000 in un giorno, no? Ci stanno delle tecniche speciali, eh? Ok, allora faccio quello. Non dormi. Tienimi un posto. Ok, allora abbiamo parlato dell'aspetto più statistico, più tecnico. È arrivato a un certo punto, bisogna mettere in pratica perché tu effettivamente sei un ragazzo, se vogliamo sei un po' l'opposto di quello che sono io. Io sono molto orso, io sono molto chiuso in questo posto. Vichingo. Sì, vabbè, ok. mentre tu fai le feste, da quello che ho visto su YouTube, conduci una vita che viene ritenuta comunque normale dalle persone e che invece le persone pensano di dover annullare completamente nel momento in cui si danno alla sala pesi, si danno una vita più salutare, diciamo, inseguono il fitness. Come diavolo si fa a far combaciare allenamento, alimentazione, trovare un equilibrio senza avere troppe rinunce, anche nella vita sociale, se vogliamo? Allora, per me è un'ottima domanda. Io penso che ci stanno due cose che uno deve veramente, veramente pensare. La prima è il fatto che comunque per ottenere dei risultati, quando tu inizi, perché siamo tutti così, iniziamo e noi pensiamo un mese, 2 mesi, arriveremo alla Ce lo dice là il copertina. McDonald's, c'è la Infatti, tabella. arriviamo a un fisico pazzesco in 1 o 2 mesi. Appena tu vedi che effettivamente hai lavorato, ti stai allenando e capisci che i progressi sono più lenti di quello che ci dicono e di quello che si pensa, è lì che secondo me uno deve pensare, ok, lo devo per forza fare più a lungo termine, devo trovare una cosa che è sostenibile per me, perché se lo devi fare a lungo termine, una dieta che incredibilmente restrittiva, veramente riesce a portarla a lungo termine? Non lo so, magari alcune fasi riesci, una fase tipo che dura un anno di dieta restrittiva o anche di più, A un la certo vedo punto anche difficile. il più cazzuto degli individui cede alla fame. Esatto. E quindi il mio approccio è stato quello di effettivamente io con l'allenamento mi piace molto allenarmi e comunque sto sempre studiando e nell'ultimo periodo ho veramente capito che c'è comunque una grossa differenza tra se uno vuole fare
powerlifting, power building, o se l'obiettivo è strettamente ipertrofico. Ci sono molti overlaps di queste due cose, come tu benissimo sai, molto overlap, ma in realtà gli obiettivi sono diversi Mi perché piace overlap. Mi piace. overlap. A me usciranno delle parole. Io No, no, purtroppo no. studio in inglese, quindi mi Guarda, escono queste capita a me che parole. sono sardissimo e studio comunque in inglese, quindi immagino te. A me proprio ormai è più automatico. Overlap per i La ragazzi che ascoltano è la sovrapposizione. sovrapposizione, quindi tra powerbuilding e ipertrofia c'è molta sovrapposizione, ma sono due obiettivi diversi perché l'ipertrofia è la crescita muscolare, proprio di volume. Powerbuilding, powerlifting è anche l'espressione massima della performance che puoi fare e di forza, È uno sport. giusto? È uno sport. Tipo tu devi migliorare sempre, sempre e comunque. Tipo, ci stanno alcuni punti, ok, la tecnica deve essere buona, queste cose qua, ma tipo l'obiettivo principale non è per forza di cose la Nel crescita. powerlifting l'obiettivo principale è andare in gara e vincere. Bravo, 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 bravo. Non te ne sbatti E un cazzo di quindi, com'è il fisico. sì. E io presumo che, cioè io quello che dico è che ognuno di noi deve piano piano capire, sia per la dieta che l'allenamento, cos'è che veramente riusciamo a sostenere a lungo termine, per farlo diventare uno stile di vita. Che E cosa su questo non vuoi so. effettivamente, Sì. cosa vuoi ottenere? Sì. E questa è una Spesso cosa. la Vai, domanda che viene fatta è cosa devo fare, però se tu non hai obiettivo in cui Sì. a cui sparare e spari a caso, dove vai? Quindi Esatto. prima ci poniamo un obiettivo, che cosa voglio fare? Voglio Esatto. avere il picco del bicipite più grosso? A me non cresce, cambio obiettivo. Allora facciamo ipertrofia generale, facciamo ipertrofia generale. Non faccio un RM ogni 3 giorni a questo punto. Bravissimo, sì, esattamente. E quindi per me in realtà il fattore di tipo sì, tu hai detto fai le feste, eccetera, eccetera, io andando all'università, andando, avendo da Sì, studiare cioè con poi ero tutti i ragazzi che generalizzato un vanno, sacco. certo, no, no, ma anche parte dell'andare all'università è il fatto di stare sociali, socievoli con altre persone, è il fatto che magari ce l'hai la festa una volta ogni tanto, è il fatto che normalmente nella vita io sono abbastanza sicuro che quando stai per morire non dirai, oddio, non ho gli addominali, non avevo gli addominali. Io penso che penserai alle persone, Non le ne cose valsa che hai la pena, fatto, che vita le di merda. esperienze. Cazzo. Abbiamo sbagliato tutto. E quindi è solo quello. Io ho provato, diciamo, ho parlato della dieta flessibile, che poi magari in passato era pure troppo flessibile, che tipo non avevo limiti. Adesso ovviamente che non sto più all'università, quindi posso dedicarmi di più a cucinare i pasti, a preparare i pasti esattamente come voglio, come devo. Tipo, ci sono fasi e quello che dico io è che ognuno di noi deve trovare la dieta e deve trovare l'allenamento che riusciamo a sostenere a lungo termine. È tutto quello, veramente. Raggiungere il fisico più figo di tutti, sì, su carta è fare l'allenamento migliore di tutti, seguirlo, Bravissimo. fare la dieta migliore di Bravissimo. tutti e seguirla. Però c'è un processo di apprendimento dietro che è difficile Bravissimo. bypassare. Sì, con un coach puoi raggiungere molto prima il risultato perché effettivamente ti toglie quel margine di errore che potresti avere facendo il percorso da solo. Però effettivamente ci sono cose che devi al 100% imparare e quello è una cosa imprescindibile. Certo. Quello assolutamente, e l'altra cosa molto importante è che quando noi vediamo fisici impressionanti, per quanto possano essere magari che fanno uso di altre sostanze, quindi è un pochino forse più facilitata la cosa, ma c'è comunque una precisione, una costanza, una dedizione che tu non arriverai a livello di stare su, che ne so, come i fisici che vedi sulle riviste, negli aeroporti ovunque, Su non ci Men's arriverai mai. Health. Men's Health, non ci arriverai mai a quel punto senza capire che la tua vita cambierà drasticamente. Che tu allora dovrai dormire minimo 7 ore a notte, minimo, probabilmente di più, che tu non puoi bere alcol e uscire e fare. Perché poi ci sono tutte, cioè tu fai quello ed è ovvio che poi inizia a impattare le tue cose successive.
cioè uno potrebbe dire, mashallah, tu puoi andare a bere fuori con gli amici, non succede niente. Vero, se ti fai una birra o due birre non succede niente, te le puoi inserire pure nella dieta, a me non è un problema. Se ti spacchi, tipo, vedrai che non solo non fai cose, non fai scelte intelligenti quando ti sei spaccato e molto probabilmente mangi di più, ma poi il giorno dopo con l'allenamento magari c'hai fortuna e non lo risenti, invece probabilmente lo risenti. E di conseguenza devi pensare se quello è effettivamente in linea con i tuoi obiettivi oppure no. E allora lì devi ridimensionare i tuoi obiettivi. Sennò veramente c'è questa visione ideale di quello che vuoi raggiungere senza veramente capire sul concreto, tipo, è il tuo obiettivo quello? Quanto Cos'è che vuoi raggiungere? ardentemente vuoi raggiungerlo? Esatto. Sei E cosa in disposto a fare i particolare? passi che devi fare o vuoi berti il cocktail e spaccarti ogni settimana? Sono scelte da fare. Sì. Quindi non devi per forza rinunciare a tutto, però sì, una buona parte devi Bravissimo. cancellarla. Se Bravissimo. arrivi anche a capire se a un certo punto sei ancora un bambinetto che ha bisogno di avere il giocattolino con cui giocare, o sei effettivamente diventato un adulto, hai la possibilità di fare le tue scelte e hai effettivamente la mentalità per raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato. Certo. Ma poi dobbiamo anche pensare che ognuno di noi magari ha obiettivi diversi, veramente, Certo, tipo certo, certo. magari una persona va, inizia ad andare in palestra perché si sente bene della palestra e non ha particolarmente obiettivi più di sviluppare un fisico così incredibile, magari Già così si comunque ottieni dei accontenta, buoni se, sì, risultati. quindi anche per quello a me non piace, cioè ognuno di noi ha un obiettivo diverso, l'importante appunto è che quando ti metti un obiettivo, allora che poi tipo ci devi lavorare e che non fai, ah ma ho messo questo obiettivo, l'ho scelto io, è un obiettivo magari è piccolino se uno guarda, e poi in più nemmeno ci arrivi. Non ci Perché provo tipo, neanche. non riesci, infatti, perché magari dici, però no, oggi non mi va di contare i macro, domani non mi va di fare questo, dovrei dormire 7 ore, però devo studiare e ne dormo 4, tipo. Alla base, se vuoi fare qualcosa col tuo fisico, devi mangiare in un certo modo, vuol dire introdurre un certo quantitativo di proteine, devi riposare in un certo modo e devi allenarti. Una volta che avrai questa base, potrai pensare a estremizzare i tuoi obiettivi o meno. Esatto, bravissimo. Allora, io direi che abbiamo fatto una bella registrazione. Abbiamo fatto una Ottimo. bella chiacchierata e ti ringrazio per il tempo concesso. Questo video Ringrazio uscirà mercoledì e giovedì su Spotify. Bomba. E sento che ti stanno mandando via perché stanno spazzando per terra, immagino. Sì, Saluto. sì. Ciao mamma, ti salutano. Quindi mi stavo odiando tantissimo. guardato. Quindi io ti ringrazio e Sono io che ti saluto ringrazio. tutti i vichinghi all'ascolto e alla visione. Invito a mi piacere il video come se non ci fossero domani, iscriversi al canale, lascio naturalmente anche il canale di Giulio, anche se non lo dico più. Grazie mille. E ci vediamo assolutamente in un prossimo podcast e video. Ciao e Grazie, grazie. grazie mille. Ciao, ciao, ciao.